Ciao, benvenuto in questo video. Io sono Mattia Babetto, sono un wellness coach. Che cos'è un wellness coach? Semplicemente una specie di coach, allenatore del benessere, che si prende cura del benessere delle persone, quindi aspetto mentale, nutrizionale, allenamento, movimento, attività fisica, tutte queste cose qua. Ma oggi di cosa voglio parlarti? Beh, come forse avrai intuito da quello che è il titolo, voglio andare a vedere con te qual è il modo di riuscire ad aumentare la propria spesa energetica a riposo, anche senza fare allenamento, quindi mentre sei sul divano, come puoi fare questo? Beh, è possibile, ti sembrerà strano, ma è anche abbastanza semplice, se conosci proprio due o tre cosette. Come lo fai? Allora, voglio partire da quello che mi è successo ieri. Ieri ero nel mio studio a Ravenna, dove stavo valutando una persona con uno strumento, si chiama BIA, bioimpedanziometria. Praticamente questo strumento ti va a dare in tempo reale, in modo veramente scientifico, misurabile, preciso, quello che è lo stato di forma della persona, quanta massa magra ha, quindi quanto muscolo ha, quanta massa grassa ha, lo stato di idratazione, il metabolismo basale, quanto consuma a riposo, lo stato di idratazione e tante altre cose. E il punto qual è? Sono partito da qui e da qui sono risultati dei dati abbastanza interessanti, che tra poco ti dirò. Questa persona aveva l'obiettivo di riuscire, sai, a tonificare maggiormente l'addome, di andare a perdere la pelle in eccesso di grasso sull'addome, che come sappiamo tutti si accumula spesso lì. E allora io gli chiedo: ma tu che cosa stai facendo adesso? Ah, guarda, Matteo, io mi sto già allenando 3-4 volte a settimana, 40 minuti più o meno. E già da lì starei pensando: ok, questa persona parte avanti, cioè se non riesce allenandosi così tanto a perseguire questo obiettivo, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che tragga, forse non è portata fisicamente, forse non ha la genetica. È vero sì o no? Ti viene un po' da pensare questo? In realtà, da quello che è emerso da questa analisi, questa persona sì, è vero, si allena tanto, ma aveva il metabolismo basale, cioè quello che consuma a riposo, molto basso. E la stessa cosa poi la massa muscolare è molto bassa. Da qui si capisce che questa persona si sta allenando sì tanto, ma non in maniera corretta. Infatti, cioè, quando io gli ho fatto provare l'allenamento che propongo io, che è molto più breve, sono all'incirca 15 minuti. 15 minuti già ha sentito proprio il muscolo, cioè affaticarsi, proprio la sensazione anche di pompaggio muscolare, la pienezza del muscolo in un circuito di 8 minuti l'ha sentito come, cioè non l'ha mai sentito allenandosi tre quarti d'ora. Quindi non dipende tanto da quando ti alleni, ma da come ti alleni. Quindi quella cosa fondamentale da fare che cos'è? È riuscire ad avere un allenamento che ti va a aumentare la massa magra, perché te lo ricordo, massa magra più alta vuol dire metabolismo basale più alto. Quindi consumi di più a riposo. Consumi di più a riposo, hai bisogno di stare meno attento a quello che mangi, o perlomeno non hai bisogno di stare a dieta. Sai, quelle diete stressanti che oggi ci propinano in ogni dove. Hai bisogno di allenarti meno, quindi hai più tempo da dedicare al lavoro, alla famiglia, ai tuoi interessi, ai tuoi hobby. Insomma, questa quindi è la chiave, avere un allenamento che uno ci vada a stimolare la massa magra, che quindi due vada a aumentare il metabolismo basale e che tre quindi ti permette di stare meno attento a quello che mangi o, ti ripeto, perlomeno di non fare dieta. Comunque serve avere un occhio di riguardo per quello che si mangia, ma non stare a dieta, quello spesso è deleterio, è inutile. E come lo fai questo? Puoi partire con una valutazione scientifica con uno strumento BIA, bioimpedanziometria. Io lo faccio a Ravenna nel mio studio, la prima la faccio in modo gratuito, in modo conoscitivo, per vedere la persona un po' quello che vuole fare, per conoscerla. Quindi se sei di Ravenna ti invito nel mio studio a fare questo esame tecnologico bioimpedanziometria e poi da lì partire per strutturare un piano di allenamento personalizzato per te e le tue esigenze. Quindi io spero che questo video ti sia stato utile, non so dove lo stai guardando, se lo guardi su Facebook. Ti invito a cliccare sulla campanella e iscriviti al mio canale, oppure se lo guardi su Facebook metti like alla pagina in modo che poi ti arrivano tutte le notifiche delle mie attività, di quello che pubblico. Sì,
Vuoi venire? Io ti aspetto a Ravenna. Se vuoi saperne di più sul metodo COSO, allora ti invito a cliccare sul tasto Scopri di più sulla mia pagina Facebook, o inviarmi un messaggio, inviare una mail, a contattarmi e ti darò maggiori info. Io spero di esserti stato utile. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Mattia!